12 chiottrie, colpo solo nell'occhio destro, ma questa è una cosa intercalare. Io vi chiedo una cortesia, dato che ho bisogno di chiamare voi, interpellerò voi, solamente voi, io non ci sarò, ci sarete voi nel mazzo di carte, e capirete perché. Perché il mazzo di carte io lo toccherò l'1%, il 99% farete tutto voi. Allora tutti si alzarono e se ne andarono, tutti fa responsabilità, non se la vogliono prendere. Va bene. Ma incominciamo. Qui vedete, io ho una tenda. E adesso ho bisogno di un testimone uditivo e oculare. Oh, non è una parolaccia oculare, eh? Non ti so. Allora, chi andiamo a prendere? Io vado a prendere. Vado a prendere lui. Oh ma io so già come si chiama, pensate, perché Omar, come sono a casa Omar, fantastico la sua spontaneità, tu non li conosci, non sai neanche chi sono loro, giusto? Mai visto quindi. Loro invece tutti li conosci, giusto? Hai visto che ti ho convinto subito? Allora tesoro, dimmi, sì, grazie, questo è perché devi cantare ti sminiccia, grazie. Però si sente tutto a posto Marco? Sì. Allora, Omar, dato che adesso io devo fare una brutta figura. Posso sedermi? Certo, devi sederti come se fossi a casa tua. Ma sei un pub. E la cosa originale, ragazzi, sarà perché voi a distanza di 1 metro, 10 centimetri, oddio, un po' di più, 3 metri, 4 metri, non riuscite a stesso vedere grazie alla differita del grande Marco che ci ha messo, quindi saremo in diretta con un ritardo di 20 secondi, 25, ma comunque è differente. Allora Omar, prima cosa, tu hai conosciuto un chitarrista, però non hai visto lo spettacolo prima, qua all'opera, giusto? È un più chiaro, un bellissimo occhio, chiaro più chiaro, un sognatore. È fantastico dal pubblico, queste uscite sparate. Ok, allora io ti chiedo, perché ti ho fatto venire qua? Uno, perché mi fa un piacere immenso la tua energia, ma voglio che tu analizzi questa tenda, perché esistono bende truccate, ve lo dico già subito, bende decisamente incredibili, che addirittura sposti una levetta si solleva da parte tessuto. Va bene, si vede tutto. Puoi dirlo? Ok, quindi cerca di capire cosa farò io. Altra cosa, io ci tengo di cuore che tu osservi tutte le carte e vedi che sono carte provenienti da un mazzo regolare, una casa, una fabbrica regolare. Altra cosa, dorsi normalissimi, regolare, giusto? Sì. Quindi l'assegno vi è servito prima di andare. No, per scherzo, comunque sono tutte regolari, giusto? Grande Omar. Omar, adesso io della mia valletta invisibile, perché il mio mentalista lo sa, abbiamo una valletta invisibile. No, perché è un po' timidina. E io mi metto, sta sotto specie un po', si vede? L'ho messa bene. Ok. Adesso Omar, qui c'è il mazzo di carte, giusto? Omar, io ti chiedo una cortesia, tu stesso appoggia il microfono lentamente, io non vedo proprio la mazza, non so neanche dove la può. Ok, questo l'ho preso al volo. Ok, e dobbiamo toglierlo, lo appoggiamo un attimo giù. Ok, allora Omar, sai mescolare un mazzo di carte? No, la buona. Sì o no? Sì. applauso, ha detto mia. Ok, per stasera tu sarai un professionista, mescola il mazzo di carte, vai. Come sei? Okay. Aspetta, scusami Omar tesoro, perché voglio che tu parli, però devi tenere il microfono, mescolare con una mano e con tanto spazio l'ambiente, ce la fai? Mi sono già trovato. Ti sei già trovato, grandioso. Ragazzi, così fate capire, siamo tutti in diretta, tutto ciò che vedete è reale, ok? Questo ci tengo veramente. Omar, hai mescolato? Sì. Vuoi tagliare anche il mazzo? Come vuoi tu? Perfetto. Mi puoi? Ok. No, questo perché voglio... si dà alla luce. E l'ho messa alla luce? Sì. Sì, ok. Adesso io provo, ok?
memorizzo 52 carte, ok? Mi dai il via? Vai. Dopodomani ho finito. Qua. Hai constatato che non si può vedere niente, giusto? Confermo. Tu stesso, io dirò la carta e tu la accendi di faccia e la fai vedere a loro, ok? Io vi chiedo una gentilezza, se dovessi superare di 10 carte un piccolo applauso di incoraggiamento, ve lo chiedo di cuore, ok? Grazie, ti lo farò di cuore. Omar, prima carta, due di cuori. Ci siamo? Seconda carta, un 10 di fiori. Ok. Difficilissimo ragazzi, eh? Omar, ti devo mettere la mano appoggiata e concentrati piano. La prossima carta è una carta di cuori. Deve essere, fai un numero con le dita 4. 4 di cuori, prova a citare. Cioè, poi parla e dice 4. Ok, fermo. Ok. Prossima, Jack di cuori. A quante carte siamo, Omar? Fenomeno. A quante carte siamo? 4. Ok, 2 di fiori. C'è. 5 di picche. Cerchi di quadri. C'è. Chi ha detto toccola? Donna di cuori. Ci siamo? No? Rimetti, appoggia, fammi ragionare. Per il re di cuori, scusami, cercherà il re di cuori. Giusto? Ragazzi, state capendo? Stai capendo, Omar, tu che sei qua, giusto? Quante sono fino adesso? Un attimo che le conto perché l'ho perso. 8. Questo deve essere un asso. Asso di quadri, può essere? Sì. La prossima. 3 di cuori, può essere? No. Ok, rimetti. Ragazzi, mal simbolizzato, eh? Ok, questa è un 8 di cuori. Ci siamo. Un re di quadri. Sì. Grazie ragazzi di cuore. Bravo, grazie. Aspetta, tranquilla. Il mazzo è qui. Dov'è? Qui da qui? Sì, questo? Sì, ok, io lo metto la luce. Siamo a quante carte quindi? 12, sì. 12. Un 6 di fiori. Sì. Può essere? Sì, sì, sì. Un 3 di fiori. Sì, sì. Un 2 di picche. Sì. Un 3 di picche. No. No. Un 8 di picche. Sì. No, ma credimi. Un questa è l'altra, 10 di cuori. Sì. Una donna di picche. Sì. Una donna di cuori. Sì. Un 6 di picche. Sì. Un asso di cuori. Sì. Un re di picche. Sì. Una donna di fiori. Sì. Un 4 di picche. Sì. Un 8 di fiori. Sì. Un 9 di cuori. Sì. Un 2 di quadri. Sì. Un 3 di cuori. Sì. Un 9 di fiori. Sì. Un 8 di quadri.
Sì. Un 9 di quadri. Sì. Un 3, un 4 di fiori. Sì. Una donna di quadri, bellissima donna di quadri. Sì. Un 6 di cuori. Sì. Un 5 di fiori. Sì. Un asso di fiori. Sì. Un 3 di quadri. Sì. Un 6 di quadri. Sì. Erano vicine con il 3 di picche. 3 di picche. Sì. Un 10 di quadri. Sì. Un 7 di fiori. Sì. Quest'altro un 7 di fiori vicino alla mano di cuori. Un 7 di cuori, può essere? Sì. E c'era il 7 di quadri mescolato da te, giusto? Sì. E c'era il 7 di picche mescolato da te. Il 5 di cuori c'era vicino. Sì. E c'era la figura che era il 7 di picche. Sì. Poi c'era il 4 di quadri, giusto? Confermi? Sì. Poi c'era un numero alto, un 10 nero, nero di picche, giusto? Sì. C'era il 5 di quadri, giusto? Sì. C'era il 9 di picche, giusto? Sì. C'era il 100 di fiori, giusto? Sì. C'era l'asso di picche, giusto? Sì. E il re di fiori finale, signori? Ce l'abbiamo fatta. Grazie di cuore, veramente. Ragazzi, la mia monica è tosta da vedere. Ok, allora signori, questo era un esperimento di capacità memonica veramente, veramente tosto. Io ringrazio ancora di cuore Omar per il grampo subito. Allora, vi faccio vedere un po' di manipolazioni un po' originali, no? Il taglio UFO è un taglio che deriva da una spinta pelvica sessuale, no? Però è molto difficile, no? Come c'è il cobra, ma il cobra non ci piace, perché il cobra si può incastrare, allora è molto meglio un taglio scenico, no? Alla Dynamo, come ti conosci. Oppure c'è il taglio corano, taglio triplo, ce ne sono tantissimi tagli. Ma più di questo c'è una cosa che io voglio mostrarvi, ed è originalissima. I croupier fanno così. Avete sempre visto i croupier, no? Fanno così, prendono una carta, se la spostano, giocano un po', ma così va bene. Io adesso quello che voglio farvi vedere è veramente fuori dalla logica, non sto scherzando. Adesso mi avete visto un po' impacciato, perché scusate, mi sono emozionato l'esperimento, perché 52 carte sono tante, ragazzi. Allora, io ho bisogno, grazie ancora di cuore, io ho bisogno, guardate, mi porto via tutto. Io ho bisogno di te. Non ti faccio neanche mangiare, posso? Me lo permetti, tesoro? Questi due andranno avanti da me. Allora, carissimo, che mi sei sul microfono, aspetta, non te muovi che non fischia niente. Ecco, sa. Allora. Io prendo, guardate, osservate bene tutto, ragazzi, eh? Un pennarello, ok? Ora ti faccio un pesce sulla finestra, la scherza. Allora, pennarello te lo lascio aperto, ok? Così per comodità. Ascoltami benissimo. Io qui ho un biglietto che si vede alla luce bianco, completamente bianco. Tu che sei testimone visivo, è bianco. Toccalo tu, però magari poverino sta ancora mangiando per sé, invece mi spezzi di cuore. Mi voglio proprio, ragazzi. Ok? Adesso ascoltami benissimo. Io devo scrivere, mi appoggio sulla scatolina perché vado bene, devo scrivere il tuo, puoi dire al microfono come ti chiami, però prima di questo, perché attenzione, io qui ho un mazzo di carte e ti chiedo di mescolare il mazzo di carte. Bravissimo. Mescolo come vuoi tu, alla Casareccia, alla Casalinga, alla Carlone, come l'importante che le carte si intersecano, ok? Questo tengo ragazzi anche due dalle stanze, che si intersecano, ok? Bravissimo, bravissimo. Ora, appoggio pure il mazzo. Adesso, tu hai mescolato un mazzo di carte, giusto? Vuoi ancora mescolarlo, puoi fare ancora se vuoi, o ti basta così? Quando gli dico una cosa in più, tu hai fatto tutto tu, io non ho fatto niente, ci siamo. Adesso io ti chiedo una cortesia, scriverò il tuo nome, puoi prendere e di ad alta voce il tuo nome. Federico. Sì.
È stato bravissimo. Allora, state più vicini. Sì, ho scritto abbastanza bene. Vabbè, si vede, spero che si veda. Si vede, eh? Vedete? Sì. Si vede? Ok. Adesso lo clicchiamo. Ora io voglio, ci tengo veramente, che Federico testimone qua, che c'è il bigliettino, ok? E tu stesso prendi il bigliettino. Prendi, vai. Ok? Ci sei? Questo video stringe nel pugno. Forte però. Perché? Perché non hai forza? Ok. E metti l'appoggiato qua. Benissimo. Con l'altra mano. Con l'altra mano. Anzi no. Ma lui puoi venire un secondo. Un applauso a voi che viene spontaneamente chiamato, io non ti ho chiamato, vero? Lui dice in mano, il bigliettino con scritto Federico, giusto? Non lo sai, questo pure guarda qua, ecco, bravissimo, bravissimo. Adesso mando il tuo stesso, prendi il mazzo di carte e distribuisci una alla volta e ti fermi quando vuoi tu. Vai. Ti ricordo che dovrei fare tre mazzetti, ok? Tu ci sei, vero? Il pugno sei tu, perfetto, lo fai un altro mazzetto a fianco. Ragazzi, io non tocco mai le carte, guardate perché è importante, perfetto, e tu, altro mazzetto, metti il punto perché devi fare tre mazzetti, ok, perfetto, metti su. E fatto a caso, giusto? Ti ho condizionato? Niente. Ora tu, 3, 2, 1, vai. 1, questo, giusto? Allora, prendi questo mazzetto e distribuisci una volta dove vuoi, sopra. Siamo d'accordo, ma sta venendo tutto per caso, ragazzi, spero che l'avessero fatto. Uno o due. Ok, prendi questo mazzetto sopra mano. Ci siamo. Ho toccato le carte. Questo effetto, ragazzi, non si è visto ancora in Italia, non sto scherzando. Sono creazioni miei. Poi chi mi vuole contattare, io prevedo te. Tu hai in mano il tuo nome scritto, sei d'accordo, il bigliettino che ti ho dato il punto quarto. Bene, Manuel, prendi la prima carta casuale e mettila giù. E ora tu con il pugno metti sopra e concentrati. Questo gioco si chiama il destino del nome e guarda tu stesso. È già successo un miracolo, voi direte che parolone cosa sto mentalista, guardate con i vostri occhi. Poi c'è la carta banca, gente di fiori, puoi aprire il tuo bigliettino, vedi qua, gente di fiori, signori e signori, il suo nome diventa il gente di fiori, non c'è trucco, non c'è danno, niente. Hai fatto tutto tu, non ho mai toccato, grazie Mario per essere stato gentilissimo, grazie Federico per la nostra panina, hai visto? È stato breve, corto come trincio, no? Ragazzi miei, ragazzi miei, bigliettino, lui che come ricordo, no, niente, zero, va bene, ok, succede. Poi faccio vedere una cosa, ragazzi, altra cosa che veramente mi è stata richiesta, e io quando ho le richieste sono felicissimo, me l'ho scritto per Facebook, quindi la cosa mi fa molto felice. Io ho bisogno di un'altra persona. Questa volta uso un bel mazzo nuovo. Allora, io ho bisogno di una persona. Aspetta. Chi prendiamo? Ti ricordi? Però io prendo una persona. Faccio adesso anche via. Carissimo, posso chiamarti? Che piacere immenso. Ma sono preso fortissimo, 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 fortissimo. Allora, senti il microfono e il gelato, posso dire. Ecco te. Come ti chiami? Simone, guardate che fustone donna, quindi se l'avete già avvistato poi vi do il suo numero. Simone, posso chiedere una cortesia? Siediti pure tranquillamente, ti voglio rilassare tranquillo. Allora Simone, io qui c'ho una scatola, ok? Qui dentro c'è una previsione, non sto scherzando, una cosa che io ho previsto, però andiamo sempre. Qui c'è un mazzo di carte, questo mazzo di carte ti chiedo gentilmente tu stesso di tirarlo fuori. Ti aiuto? Bravissimo? Ok? Adesso ascoltami benissimo, tu stesso girerai le carte da sopra una alla volta e tu fermi, Simone Caro ha una buona sensazione, ok? Avete capito bene tutto? Lui gira, vai. Quando senti una sensazione ti fermi,
quel tipo ho già capito che sceglierò. Con i fiori la carta ti piace a te, giusto? Io cosa dico? Che qui ho una scatola, senti qualcosa? Se senti tu stesso apri la scatola, apri c'è un bigliettino dentro, sì o no? Apri il bigliettino e mostra a tutti, signori e signori, due di fiori. E continui ad andare avanti, tutte carte diverse, Simone. Un applauso bellissimo a Simone, che si è prestato a questo effetto di mentalismo estremo, estremo ragazzi. Tutto esaminabile, tutto esaminabile. Vorrei esaminarlo 50 euro, ragazzi, tutto esaminabile. Una scatola di cartone, niente di più, niente di meno. Ok. Ragazzi miei cari, questa la chiamo via. Che belle mazzi nuovi, mazzi nuovi. Fumano di novità. C'è la pubblicità adesso, Marco, giusto? Ah sì, tesoro, grazie, ma ormai è troppo tardi. Però io te la dono lo stesso. Rosa, ti fa molto, ok? Allora, signori e signori, abbiamo visto questo effetto veramente incredibile. Unico biglietto dentro, ok? Non c'è manipolazione, ecco perché ci tengo. Quello che vedete, quello che veramente sta accadendo, non è che c'è il gioco di specchi, di pannelli oscuri, cose del genere, assolutamente, tutto quello che vedete è reale, ok? Allora, ragazzi cari, io adesso ho bisogno, per questo effetto, altro effetto da me inventato, e spero di cuore che vi piaccia, non a te persona, io sono andato così, solo al giorno di parlante che si muove, oh, ma tesoro, ti ho preso, posso? Che piacere immenso, vieni tesoro, vieni, questo mondo magico, in questo mondo di mentali, come ti chiami? Francesco, che bella persona, Francesco per nome storico, Francesco, è legato molto al passato, Francesco, la Bibbia, bellissimo. Allora, carissimo Francesco, io uso anche il microfono e la luce, gentilmente Marco, guarda, abbiamo anche fatto la foto in diretta, con sto sfigurato qua. Yeah! Allora, Francesco caro, mamma che bella sta maglia, mi ha preso un casino, mi ricordo la presa, bella che bellissima. Allora Francesco caro, io qui ho due mazzi di carte che poi non solo verranno visionati per vedere solo, perché molti maghi usano doppie facce, triple facce, carte con una sostanza particolare che si appiccia. Io odio tutto questo, io amo le cose vere e sono un mazzetto che ti piace, uno come te. Questo, oh. Questo mazzo lo lasciamo qua. E questo mazzo prima lo viene tutto diverso, ok? Ok, ma lo lasciamo qui. Questo qui lo apriamo e ti chiedo di non amarlo, ok? Niente dentro, buono. Ora, questo qui, tu stesso che sei vicinissimo, sono tutte carte diverse. Bravissimo. E dove sei? Napoli! Yeah! Grande! Allora, Francesco, ti chiedo una cortesia, prendi le carte in mano, tu butterai giù di dorso e ti fermerai a una tua sensazione, ok? Vai! Madonna. Ok, hai fatto tutto, questo lo togliamo, giusto? Ok, ti sei fermato a una carta che volevi tu, qui c'è una scatoletta, ok? Insieme, quattro di cuore, signore e signori, io ho fatto una previsione inspiegabile, tu stesso, qui c'è una carta, la vedi? Togli la carta. E a tutti, mostra questo miracolo. Vedi che è incastrata? Perché è sfidata questa cosa incredibile. Signore e signori, tutto lui ha fatto, io non ho fatto niente. Giusto o no? Ho fatto qualcosa. A Francesco, ha visto, bravo. Bravo. Ragazzi, un applauso fortissimo, Francesco, grazie. Attenzione ragazzi, attenzione perché ci tengo tutto base di carte normalissime, tutto esaminabile, faccio esaminare poi tranquillamente, tutte carte non diverse, oppure di lavoro ragazzi, va bene, mi è servito? Mi è servito o no? Sì.
Credo sì. Ok, carissimi miei.